la gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi stiamo andando al parco del Grassano, che si trova a Telese, un paesino in provincia di Benevento, e dalle foto sembra davvero molto ma molto promettente. Ovviamente ho deciso di portarvi con me e documentare questa giornata. Innanzitutto adesso siamo fermi qui, che dovrebbe essere una pista ciclabile, almeno così dice il cartello, perché possiamo entrare dalle 2:30 in poi, non avendo prenotato un tavolo da picnic. Anche perché la nostra intenzione era quella di farci una passeggiata all'interno e dare un'occhiata, se poi ci piace eccetera, magari ritornarci con un gruppo di amici per fare qualche barbecue, qualche picnic eccetera. Comunque niente, ho trovato questo posto completamente a caso, davvero molto molto bello. Adesso vi faccio un po' di video prima che poi appunto proseguiamo per il parco. Questa è tutta la pista ciclabile e qui c'è il fiume che scorre. Veramente ragazzi, la pace dei sensi, cioè guardate qua, noi stiamo venendo da là. L'acqua è talmente trasparente che vi viene voglia di fare il bagno. Comunque adesso vi faccio vedere dove ci siamo parcheggiati. Qua, che praticamente è il parcheggio del Sigma, il supermercato. E noi dovevamo girare prima di questo ponte in una traversina di là, in una strada sconosciuta e dissestata. Appunto andando di là si prosegue per il parco. C'è un castoro, raga. Adesso? Là. Là, ho io. Eccolo. Sta vivendo his best life. Oh, mia, sta vivendo una roba. C'è un castoro pure qui. Che carino. Sì. Che cazzo, è bellissimo. Ma passano loro così. No, no, hai chiamato. Agiti, mi sei venuto a unire, no? Agiti. Signor Castoro. Ehi. Ehi, signor Castoro. Ok raga, abbiamo appena parcheggiato al parcheggio qua fuori, 3 euro tutta la giornata e questo è l'ingresso, ci vediamo dentro. Ok raga, noi ci siamo appena entrati e stiamo andando verso l'area picnic e area bar. Questo è il ristorante e di qua ci sono alcuni dei tavoli del picnic. Gli altri poi sono da quest'altro lato anche. Già, si fa il giro in canoa. Ok raga, stiamo andando un attimo al bar che sta qua dietro e vediamo un po' i prezzi anche. Ovviamente già sto facendo un sacco di foto. Abbiamo attraversato questo ponte per andare da quest'altro lato e vedere che cosa c'è. Davanti a me vedo un campetto. Vediamo un po' quel campetto. E qua è tutto il corso del fiume che probabilmente arriva dove abbiamo fatto prima le foto, fuori dal parco. Ci sono anche le paperelle. No, perché sono animali che vivono là. Selfie con le mie amiche. Oh raga, mi sono persa la famiglia per fare il selfie con le mie amiche. Ah no, sono qua. Stiamo passando per un percorso proprio poco probabile, però per esserci vuol dire che si fa. Un po' incastrato nella natura. Però vi ricordo che quando siamo andati all'Oasi WWF con Antonio abbiamo superato di peggio. Ok, era solo quello il tratto tragico, tutto a posto. Abbiamo deciso di andarcene da qua dentro e andare un po' al centro storico di Benevento, che non ci siamo mai stati, almeno io, o forse quando ero proprio piccola. E ovviamente continuerò questo vlog, anche perché il parco ormai è finito, bellissima l'area picnic, bellissimo il ristorante, il bar. Però più di quello, diciamo, non è che ci sia molto da fare, quindi veramente se vi organizzate più persone per fare tutta la giornata. Ma noi che siamo in famiglia, comunque siamo solo 5 di noi, ci vediamo tutti i giorni, diciamo che non avevamo parecchio da fare. Nonostante tutto, comunque si sono fatte le 4 del pomeriggio. Allora raga, abbiamo cambiato idea, siamo adesso a Recale, un paesino vicino Caserta, perché qui mia mamma ha abitato quando era piccola e quindi stiamo cercando la casa in cui ha abitato praticamente. Abbiamo appena fatto tappa qui al bar.
Ah, raga, l'abbiamo trovato. Eccolo. Qui ho dovuto togliere l'audio che altrimenti mi censuravano per il copyright. Qui passa il treno. Raga, però che figata, cioè dopo 40 anni tornare nella casa in cui ho vissuto quando eri piccola, che sta praticamente qua alle mie spalle, e lei di fronte appunto passava il treno. Ovviamente da quando mia mamma ci ha vissuto sono cambiate tante cose, tipo le case qua dietro che non c'erano eccetera, sono cambiate tantissime cose, pure il bar dove ci siamo fermati prima non c'era, ma mi sembra anche logico. Poi tra l'altro io su questa strada ci sono passata quando andai con Antonio alla Reggia di Caserta e vi ho portato anche il tour, che lo trovate lì in alto a destra.